che il servo di Dio Adolfo Barberis, sacerdote diocesano, fondatore dell'Istituto del Famulato Cristiano, ha esercitato in grado eroico le virtù della fede, della speranza e della carità, sia verso Dio che verso il prossimo, e inoltre le virtù cardinali della prudenza, giustizia, temperanza e fortezza e le virtù loro connesse. Sono qui davanti al palazzo della Congregazione delle Cause dei Santi perché Sua Eminenza Cardinal Angelo Amato è appena tornato dall'udienza con il Santo Padre, che ha disposto la promulgazione del decreto sulle virtù eroiche del servo di Dio Adolfo Barberis, che quindi oggi può essere fregiato del titolo di venerabile. Adolfo Barberis, nato a Torino nel 1884, qui è cresciuto, qui è vissuto ed è morto sempre a Torino nel 1967. È un'altra figura santa e illustre della santità piemontese, che fa seguito al San Giuseppe Benedetto Cottolengo, a San Giovanni Bosco, al Murialdo, a San Luigi Orione, all'Allamano, un altro di quei santi della carità sociale che hanno costituito la risposta della Chiesa italiana ai problemi del popolo sorti con l'affermarsi delle ideologie socialista e liberale, un santo che ha illuminato la Chiesa di Torino, fu segretario del cardinale Richelieu per circa 20 anni, lui frequentatore artista, frequentatore dei palazzi della Chiesa di Torino, poi seppe accorgersi e soprattutto mise il cuore in alcune situazioni sociali molto problematiche. In particolare si occupò delle domestiche che giungevano nella città in cerca di lavoro, a volte in condizioni disumane, sfruttate, a volte sedotte. Si occupò di loro. Famulato cristiano, famiglia cristiana, questo fu il titolo, ma soprattutto lo stile con cui cominciò a occuparsi di queste donne, che oggi sono le colf, sono le badanti, dando loro formazione umana, religiosa, professionale. Per quest'opera si avvalse di una congregazione di suore, le suore del famulato cristiano, che oggi continuano i suoi ideali e la sua azione. Viene da chiedersi qual è l'attualità di Adolfo Barberis, di questo nuovo venerabile che la Chiesa propone come modello e intercessore per i cristiani di oggi. Senz'altro un modello di pastore secondo il cuore di Papa Francesco, un pastore che da una parte ha il cuore di Dio, e Barberis aveva il cuore in Dio, con Dio, un pastore che profuma di incenso, perché profuma di vita spirituale, di preghiera, e un pastore che profuma, odora delle pecore. Lui, Monsignore di Curia, seppe avvicinarsi al popolo, alla gente più svantaggiata, diede cuore, mano, tempo, tutte le sue risorse per il bene delle anime. Santo del popolo, santo di Dio e della Chiesa.